Buongiorno a tutti per la guida di Slow Wine 2025. Oggi siamo in visita all'azienda agricola di Giovanna Maccario. L'azienda è Maccario Drimber a San Biagio della Cima, in provincia di Imperia. L'argomento che tratteremo con lei oggi è uno dei grandi temi della viticoltura di oggi, e cioè come il cambiamento climatico ha modificato gli stili di vinificazione e i comportamenti anche agronomici nel vigneto. Ora Giovanna ci dirà un po' qual è lo stile della cantina e quali modifiche sono intervenute negli anni nel modo di produrre i vini. Allora, inizio a dire che comunque per i Lussese di Dolciacqua questo qui è un periodo d'oro perché naturalmente ha molte caratteristiche che piacciono ai mercati dei vinicoli attuali. È un vino fruttato, molto fresco, molto profumato, che si adatta ad essere bevuto sia da giovane che invecchiato. Ovviamente la produzione è cambiata non soltanto in vigna, ma anche poi nelle rese in bottiglia. Si è partiti dagli anni 80, dove per fare un rossese di Dolciacqua di 13 gradi si selezionavano le uve perché non si aveva la gradazione giusta, il clima era molto più freddo e si vendemmiava ad ottobre con uve scelte per avere una riserva superiore. Mentre se nell'arco di 20 anni si è arrivato a vendemmie sempre più precoci perché la mancanza d'acqua e il cambiamento climatico ha portato l'uva a maturare molto prima, un mese prima, e quindi a creare dei vini dove l'importanza per la qualità di questi vini non era più tanto fare attenzione al grado alcolico quanto alla freschezza. E quindi si vendemmia prima per avere un'acidità maggiore rispetto al grado zuccherino, si fa più attenzione alla freschezza dei vini e si lavora diversamente in vigna, come cercando di sfogliare, almeno per quanto riguarda la mia azienda, sempre meno, non cimare, non stressare la pianta. E magari dove nelle zone più secche un impianto a goccia con risparmio anche idrico è mirato su determinate zone del vigneto per non portare la pianta a stress e quindi avere sempre dell'uva completamente in equilibrio e delle piante completamente in equilibrio. Ormai è da più di 20 anni che noi abbiamo l'inerbimento in vigna. E questo ci permette di avere dei terreni molto fertili, molto sciolti, nonostante il rossese abbia la sua tipicità maggiore in terreni con scheletri magri, quindi ricchi di pietra. Però cerchiamo di trattenere il più possibile l'umidità con i inerbimenti e con l'humus che ne deriva poi dallo sfalciamento. Ok, poi Giovanna, tu hai vigneti in zone anche molto differenti una dall'altra, no? E in questi anni le vigne che sembravano peggiori e meno esposte, e peggio esposte, invece col cambiamento climatico stanno diventando forse le migliori. Sì, in questo momento, mentre prima si sceglievano le vigne più calde per avere i rossesi migliori, con giusto equilibrio, ora sono le vigne più alte in quota, magari non proprio esposte a sud, quelle che danno i risultati migliori. Nelle vigne storiche, ad esempio Posavù, dove è considerata anche una delle vigne più calde, più assolate della DOC, noi cerchiamo di tenere sotto stretta osservanza il periodo vendemmiale per cercare di vendemmiare con la massima acidità possibile. Infatti si può dire che il rossese comunque di Posavù non abbia ceduto un passo rispetto ai rossesi di Posavù di 20 anni fa.